sono tre. Adesso andiamo nel coprimate a cambiare il gesso. Aspetta, non lo raccontarvi. Andiamo nel gesso a cambiare il coprimate. Poi lo cediamo. Quando dobbiamo sostituire un coprimate rotto, prima di acquistarne uno nuovo, teniamo a mente la sua forma, se è rettangolare oppure ovale, e misuriamone la larghezza e la sua lunghezza, nonché la distanza tra la mezzeria dei due ganci sul water. Con tutte queste informazioni acquistiamo il giusto copriwater in un negozio per il fai da te e controlliamo che all'interno ci sia tutto l'occorrente per montarlo. Per prima cosa, con del lubrificante allentiamo le vecchie viti. Dopodiché possiamo procedere a levare i due agganci, svitando i bulloni sottostanti. Facciamo attenzione però a non far cadere nulla all'interno del water. Nel nostro caso, per agganciare il nuovo copriwater avremo bisogno di un paio di viti d'acciaio che si andranno ad applicare con due bulloni di plastica e le sue rondelle che si trovano all'interno della confezione del nuovo copriwater. A questo punto controlliamo che i due nuovi agganci siano nella giusta posizione rispetto ai fori sul water. Ora infiliamo nei due nuovi agganci le viti d'acciaio e con pazienza posizioniamo il copriwater facendo fuoriuscire le viti dai fori. Tenendo tutto fermo nella giusta posizione, inseriamo in una delle due viti prima la rondella di plastica e poi il suo bullone. Molto semplice da avvitare grazie alle sue alette. Ricordiamoci di avvitare fino in fondo i bulloni, ma senza stringerli troppo. Facciamo scendere la parte bassa del copriasse e centriamolo sul water stesso fino a quando non sarà appoggiato nella giusta posizione. Adesso stringiamo ancora a mano i due bulloni di plastica sottostanti, cercando di non muovere il copriwater. Infine, con un cacciavite, stringiamo il tutto in modo da rendere più stabile il nostro montaggio. Grazie per la visione e continuate a seguirci se il video vi è piaciuto e soprattutto guardate gli altri video. Ciao! E alla prossima!